Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Adrix, come sempre. Allora, oggi volevo parlare un po' del futuro dell'auto. Cioè, come ormai sapete, il futuro dell'auto, o comunque dei motori in generale, sarà basato sull'elettrico. Infatti già adesso per strada nelle concessionarie vediamo già delle auto elettriche, no? Io sinceramente non so se sono anche alimentate a benzina e con l'elettrico, adesso non lo so sinceramente. Comunque, se voi andate in qualche concessionario, io ad esempio qua nella mia zona ho Spazio, concessionario Spazio, e ha praticamente delle macchine messe nel cortile esterno con la presa di corrente attaccata, quindi tutta la notte stanno con la presa di corrente. Poi se voi avete fatto caso, anche almeno per quanto riguarda qui a Torino, hanno già messo delle paline, no? Delle torrette che sono che servono per ricaricare l'automobile. Adesso non so se sono delle torrette per quelle macchinette che si usa, quelle come si dice, quelle in affitto, o se sono già quelle per uso proprio, no? Cioè che io ho la macchina elettrica, arrivo lì, vedo che sono, diciamo, in riserva, devo caricare la batteria, mi fermo lì e carico. Adesso quello non lo so, però comunque diciamo che il mercato dell'automobile, soprattutto dell'elettrico, si sta abbastanza, a mio parere, evolvendo. Sta facendo diverse macchine, ad esempio qua hanno tolto delle macchine piccoline per andarla a sostituire con la 500 elettrica, che erano quelle praticamente a pagamento, quelle in affitto, e hanno deciso di toglierle dall'uso così in affitto, venderle, metterle un po' a posto così, rivenderle ai privati e al posto di queste macchinette qua mettere le classiche 500. Sono un po' più, a me sinceramente la 500 non piace, però queste qua sono fatte un po' diverse, sono un po' più belline. Comunque vanno a sostituire quelle vecchie, diciamo. Però il punto di questo video qual è? Che sinceramente a me l'elettrico, come si dice in toscano, non me garba. Perché comunque, ragazzi, allora io vedo anche qua ci sono i ragazzetti, per dire, quelli che portano la pizza, hanno il motorino elettrico, no? Va bene, non inquini, puoi andare dove vuoi, puoi andare anche in centro, nessuno ti rompe le scatole. Però comunque adesso, cioè, se è un discorso che facevo anche con mio fratello, che praticamente se tu prendi adesso una macchina, metti caso che tu la cambi, ti compri una macchina elettrica, prima di tutto devi avere un posto auto, un cortile, qualcosa dove c'è comunque una presa di corrente, perché se non c'è la presa di corrente, tu dove ti attacchi? Ti attacchi, ecco. E poi, secondo me, in un futuro lontano, anche sia abitazioni vecchie che abitazioni nuove, palazzi nuovi, dove ci saranno i garage, box, balle varie, dovranno essere comunque adibiti di presa di corrente per queste macchine qua. Perché se no, tu quando arrivi a casa, che ne so, arrivi dal lavoro, non la puoi caricare. Poi, come funzionerà? Cioè, nel senso, adesso noi siamo in giro con la nostra macchina a benzina o diesel, quando vediamo che la lancetta arriva in riserva, siamo invasi da benzinai, ti fermi, fai benzina, pigli e te ne vai.
Invece adesso ci sono ancora ovviamente i benzinai, ma dentro al benzinaio hai solo la benzina, il diesel, c'è alcuni che hanno il GPL, il gas, queste cose qua, ma la torretta per caricare la batteria della macchina non esiste ancora, le trovi solamente in giro per la città, ma non, sinceramente non sappiamo se quelle sono torrette per uso privato o se sono torrette per le vetture, quelle in affitto, ok? Poi può darsi anche che vanno bene anche per tutti e due i tipi di macchine, cioè per quelle per uso personale e quelle in affitto, perché penso che gli attacchi saranno uguali, però secondo me sono due cose diverse. Secondo me ci sarà poi più avanti, secondo me, nei benzinai metteranno anche delle torrette, perché comunque poi si sa, ragazzi, ormai qua si cerca di, diciamo, tra virgolette, di migliorarsi, quindi come si chiama, il benzina e il diesel, secondo me, negli anni, ma molto negli anni, andrà a scomparire, no? Come adesso stanno facendo tutti i modi per togliere il diesel, che ti fanno fare. Non puoi l'Euro 5 non può girare, l'Euro 4 non può girare. Già ad esempio tutti gli Euro 0, 1, 2, cioè sono bloccati, non possono più girare. Quindi se tu hai una macchina del 90, per gli anni 90, diesel, non puoi più circolare. Quindi ti fanno in modo che tu quella macchina lì non la butti via e la cambi per prendere la macchina nuova. E succederà così anche per in benzina, che arriverai a un punto che dovrai prenderti per forza l'elettrico. Io spero solo che quando arriverà questo momento ci sia l'opportunità di caricarla ovunque. Cioè, io per dire, che ne so, una macchina di questo genere qua farà, che ne so, 300 km. Però 300 km non è che sono tanti. Facciamo finta che io vado al mare. Io arrivo di sicuro al mare, poi dipende dove andiamo. Se andiamo già, che ne so, da Torino in Liguria, sono intorno ai 200 km, comunque arrivo lì che sarò a metà, diciamo metà serbatoio, ok? Metà carica. Io poi dovrei ricaricarla per comunque arrivare a casa, perché se non la carico da qualche parte, la spingo. Quindi secondo me, io avrei fatto una cosa, avrei prima adibito tutta la città dappertutto, con torrette, perché adesso le torrettine che vedi sono solo quelle per uso così, sono quelle, come si chiama, solamente in affitto, non sono torrette per se uno ha la macchina elettrica, si ferma lì e la casa, secondo me no. Sono tutte quelle per uso in affitto, no? Quindi io avrei fatto prima, avrei adibito tutti i benzinai, non avrei tolto subito benzina e balleva, avrei fatto subito le torrettine, così uno per dire si compra la macchina, no? Vede che è in riserva, va lì, se la carica ed è a posto. Problema della carica, almeno così ho sentito dire, che non è che tu arrivi, metti 5 secondi come la benzina o il diesel, oh, hai finito, perfetto, me ne vado. No, ci stai un po'. Non voglio dire una cavolata, ragazzi, e poi ditemi la vostra sotto nei commenti. Forse ci vuole una mezz'oretta prima che la batteria si ricarica di nuovo. Non voglio dire una cavolata, ma mi sembra che ci vuole una mezz'oretta. Quindi tu stai lì così, mezz'ora ad aspettare che la carica sia finita. Poi forse mi sbaglio, può darsi anche che ci impiega di meno, non lo so di preciso, non mi sono informato bene. Sono tutte voci che ho sentito. Poi è vero che avendo una macchina elettrica, come dicevo prima, puoi andare
nelle zone ZTL perché non fai emissioni, quindi sei a posto. Forse puoi anche parcheggiare ovunque, chissà, può darsi che avrai anche delle agevolazioni nei parcheggi, che forse non paghi le zone blu, non paghi la zona ZTE. Però ragazzi, vogliamo mettere il motore benzina, il motore di, cioè proprio la cosa bella del motore, no? Sentire il rombo della macchina. Adesso tu senti, a volte senti delle macchine che passano, anche i motorini, senti solo una zanzara che passa, no? Che poi tra l'altro per il momento io le vedo anche pericolose queste cose, perché adesso abbiamo ancora macchine col motore normale, no? Io vedo sti ragazzi con gli scooter dei pizzaioli che portano le pizze, no? È vero che il motore elettrico ha una buona spinta, va tutto quanto, però non si sente. Se io sono in macchina, no? Se io sono in macchina e mi passa una moto normale, io la sento arrivare, quindi faccio attenzione. Se io devo girare, guardo, faccio attenzione e non giro, aspetto che mi passa. Se questo qua ha il motorino elettrico, ha una moto elettrica, ma anche una macchina elettrica, sì, per carità, io ovviamente devo guardare dagli specchietti, ma se già, se per dire io faccio anche un piccolo cenno per spostarmi e lui è già lì, io lo tocco, perché ovviamente non sentendolo arrivare, io appena faccio così, io me lo trovo già di fianco e lo piglio. Invece con la macchina o comunque con una moto, mica lo sente arrivare già da lontano. Io sinceramente l'elettrico non mi piace, sono sincero, io sono di vecchio stampo, mi piace sentire la macchina sotto di me, cioè la voglio sentire. Sapete cosa mi sembrano queste cose qua? Come una volta da piccoli, da ragazzini che ti regalavano la macchinetta o la motoretta elettrica da girare nel cortile, così che io ho anche avuto, no? Io avevo la moto elettrica e siamo lì, raga, siamo lì. E praticamente ci vogliono far tornare bambini, perché quello è il concetto, secondo me. Cioè, loro sì, vogliono farci stare meglio perché lo smog e balle varie. Poi lo smog, qui anche si apre un mondo. Lo smog, ma allora ci sono le fabbriche, ci sono i riscaldamenti, c'è tutto e ci rompono le scatole per il motore diesel, il motore benzina, che secondo me le macchine moto sono la cosa minore, perché ripeto, ci sono le aziende che fanno i fumi, tutte queste cose qua. Poi ci saranno, chissà, di sicuro ci sarà qualcuno che butta la roba così nei tombini, no? Per dirti, e vanno a rompere le balle a noi automobilisti, no? Però ragazzi, questo è quello che ci vogliono alla fine imporre, perché arriveremo a un punto che ci diranno: se tu non prendi se non cambi la macchina non puoi più circolare. E cosa fai? Se devi andare a lavorare, o vai con i mezzi, o vai a piedi, o comunque ti prendi una benedetta macchina elettrica, ti adegui e boh. Quindi ragazzi, ditemi voi anche cosa ne pensate, se secondo voi è meglio un elettrico o è meglio sempre un motore a scoppio, no? E cosa vi piace di più? Io vi ripeto, a me piace di più il vero motore. Poi, per carità, ci sono delle macchine elettriche che fanno i 300 all'ora, ok? Ma dai, sinceramente a me non mi dicono nulla. Sarà bella di estetica, avrà 300 cavalli, tutto quello che volete, raga. Ma proprio sentire il motore, cioè, chi è appassionato di auto come me sa cosa dico. Quindi ragazzi, il video termina qua, se no vado troppo per le lunghe.
Spero che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua nei commenti, ditemi la vostra, di cosa ne pensate di queste vetture, anche se ne avete già comprata una, fatemelo sapere. E niente, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli! Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, condividi e lascia un bel like.